Inizia la seconda parte della Compagnia dell'Anello, in questa lettura del Signore degli Anelli, e siamo con i primi due capitoli, il primo e il secondo, che sono molti incontri, il consiglio di Elrond in quel di Valforra, nel reame elfico, chiamato Gran Burrone nella vecchia traduzione, e comunque Imladris in lingua elfica, il reame governato da Elrond. Qui Frodo si sveglia dopo aver passato 3 giorni addormentato sotto le cure dello stesso Elrond e si ritrova in un letto con al capezzale Gandalf, che scopriamo essere ancora vivo e che lo aggiorna su cosa è successo e come è stato salvato dall'intervento dello stesso fiume Bruinen e dal potere del reame elfico contro i Cavalieri Neri, che per il momento sono stati sconfitti ma ritorneranno. Qui Frodo ritrova i suoi amici, compagni di viaggio, gli altri 3 Hobbit, soprattutto Sam, che l'hanno vegliato in questo periodo di malattia. Sembra essere ristabilito, ma capiamo subito che Gandalf ha dei dubbi a riguardo. Viene organizzato quindi un grande banchetto che serve come espediente per presentarci una serie di personaggi, a cominciare proprio da Elrond, da sua figlia Arwen e soprattutto il nano Gloin, che è uno dei personaggi che era già apparso nell'Hobbit, uno dei nani che hanno vissuto l'avventura insieme a Bilbo Baggins. E quindi rappresenta in qualche modo un collegamento tra quella storia e questa che stiamo vivendo. Tra l'altro, il nano Gloin è anche il padre di Gimli, uno dei personaggi fondamentali della Compagnia dell'Anello, di cui faremo la conoscenza nel capitolo subito successivo. Frodo rivede anche Bilbo, che era sparito e si è proprio trasferito a Valforra, ospite di Elrond, dove passa il tempo a meditare, a dormire, vista la sua veneranda età. E a comporre versi, andrà infatti a declamare uno di questi suoi componimenti, e in questo caso la poesia di Erendil il marinaio, una delle storie più importanti del leggendario tolkieniano che conosciamo dal Silmarillion e che rappresenta un po' l'esito della vicenda dei 3 Silmaril e della lotta contro l'oscuro Sire Morgoth. C'è poi la scena famosissima in cui Bilbo, quando rivede Frodo, vuole risapere che fine ha fatto il suo anello, lo vorrebbe indietro, lo vuole rivedere, nel momento in cui lo vede diventa un'altra persona, improvvisamente si trasforma in un mostro che vorrebbe arraffare per sé l'anello e solo lì si rende conto del potere che quell'oggetto ha su di lui e Frodo allo stesso tempo sente il disagio e improvvisamente il bisogno di colpirlo per avere lui l'anello e quindi ci viene subito mostrato il potere pernicioso dell'anello in questa scena molto efficace che ne mette in luce tutta la pericolosità e anche la capacità di cambiare il comportamento delle persone nel profondo. E dopo che Bilbo ha declamato questo suo poema, si vede anche uno sguardo d'intesa tra Arwen e Aragorn, uno dei pochi particolari che Tolkien concede all'interno della narrazione principale per raccontare proprio questo amore sottotraccia tra questi due personaggi, a cui verrà invece dedicato un capitolo specifico solo nelle appendici. E poi arriviamo a quello che invece è un po' il fulcro della narrazione, anche di questo nostro episodio, è uno dei capitoli più importanti dell'intero romanzo, che è il Consiglio di Elrond, un lunghissimo capitolo che forse qualcuno troverà noioso, pieno di spiegazioni, argomentazioni, riassunti, in cui si fa la storia dell'anello, da quando è stato forgiato a quando è stato perso, ritrovato, chi l'ha posseduto e tutta la vicenda della guerra dell'anello, di come Sauron tenti di rientrarne in possesso e invece di come questo anello sia in qualche modo l'eredità degli uomini. Scopriamo infatti che Aragorn è discendente diretto di Isildur, il re che ha ottenuto l'anello dalla mano di Sauron e che poi l'ha perso. Si ricapitola poi la storia di Gollum, come questo personaggio sia entrato in possesso dell'anello, come l'abbia custodito, come poi l'abbia perso e di come poi sia stato anche catturato dal nemico, sia stato preso dagli elfi e come poi sia riuscito a fuggire per intervento del nemico stesso. È il capitolo che più di ogni altro ci mostra la polifonia di Tolkien. In esso parlano uno dopo l'altro più di 10 personaggi che espongono i loro punti di vista, espongono le loro teorie e progressivamente tutti questi punti di vista e queste teorie sfumano e vengono abbandonate per lasciare spazio ad altri punti di vista e ad altre teorie, sulla base di una serie di osservazioni che vengono fatte, fino alla decisione finale. Bisogna assolutamente distruggere l'anello. E la cosa incredibile
è che la decisione che viene presa non dal punto di vista dei vari personaggi che appaiono in questa narrazione, ma dal punto di vista di Sauron, cioè del Signore Oscuro. Mai e poi mai, infatti, Sauron ammetterebbe che l'anello venisse distrutto. E quindi la soluzione è proprio quella, la follia secondo Sauron. Sauron non se lo aspetterebbe mai, pertanto bisogna fare proprio così. Per Sauron, infatti, esiste solo il potere. E non ammetterebbe mai che qualcuno fosse disposto a privarsene. Quello che emerge in tutto il consiglio è che le parole hanno il loro peso e sono fondamentali. Da come parlano i vari personaggi viene espressa anche un'etica, cioè l'etica e il modo di ragionare dei vari personaggi viene espressa attraverso tutto il capitolo dal loro modo di parlare. Da filologo, Tolkien utilizza le parole per drammatizzare il contrasto etico. Ma la profondità di tutto è dovuta anche alla caratterizzazione del cattivo di Sauron. A differenza del suo padrone Morgoth, il cattivo del Silmarillion, il cattivo della prima era della Terra di Mezzo, che era un cattivo nichilista, che voleva distruggere il mondo, portava il caos, abbatteva, distruggeva. Sauron, invece, suo luogotenente e vassallo, è molto più raffinato, è più sottile, distribuisce alleanze, distribuisce anelli. Cerca di farsi alleati per governare il mondo, dividendo il potere. Quindi è un cattivo molto più politico. Come politico è anche l'altro grande cattivo che emerge da questo capitolo, lo stregone Saruman, che ha tradito la causa per la quale è stato mandato nella Terra di Mezzo, cioè come grande esperto degli anelli del potere per combattere Sauron. Saruman è l'emblema del politico stesso, del politico opportunista che tenta di cavalcare l'onda, di seguire la storia pensando di poterla controllare. Il potere emergente qual è? Mordor. Allora la soluzione è allearsi a Mordor, è tentare di diventare amici di Mordor per poi sganciarsi, vedere cosa succede e cercare di fare il proprio interesse. In tutto questo però mantenendo sempre ben preciso l'obiettivo, che per Saruman equivale alla sapienza, al governo e all'ordine. Dice infatti Saruman a Gandalf: un nuovo potere sta emergendo, contro il quale a niente gioveranno manovre e alleanze di un tempo. Non c'è più da sperare negli elfi o in Numenor che muore. Questa è dunque la scelta che si presenta a te, a noi. Possiamo unirci a quel potere. Sarebbe cosa saggia, Gandalf. Lì c'è da sperare. La sua vittoria è imminente e ricca sarà la ricompensa perché ha prestato aiuto. Con la crescita del potere cresceranno anche i suoi amici fidati. E i saggi, come me e te, armati di pazienza, finiranno per tracciarne l'indirizzo, controllarlo. Si tratta di aspettare il momento opportuno, di custodire nell'animo i pensieri, deplorare magari il male fatto lungo la strada, ma plaudere allo scopo ultimo e supremo, la conoscenza, il governo e l'ordine. Tutte le cose che finora abbiamo tentato invano di realizzare, ostacolati anziché aiutati dai nostri deboli e indolenti amici. Non ci sarebbe un vero cambiamento, non ce ne sarebbe bisogno nelle nostre mire, solo nei mezzi. Non c'è quindi nessun bisogno di combattere una battaglia persa. La battaglia di fatto è persa, bisogna solo cercare di controllare la situazione, evitando il peggio e mantenendo sempre ben chiari i propri obiettivi, che sono buoni. E invece il consiglio di Elrond va proprio nella direzione diversa. Bisogna combattere il male, bisogna combattere Sauron e combatterlo sul suo stesso terreno, facendo quello che lui non si aspetta. Ed è per questo che il consiglio decide di non consegnare l'anello a Tom Bombadil. Tom Bombadil, che viene ricordato come l'essere più antico sulla Terra, non è la persona adatta a custodire l'anello. Probabilmente, non dandoci importanza, lo perderebbe e quindi saremmo punto e a capo. Si occulterebbe l'anello per un po' e poi verrebbe ritrovato. Invece, sembra dire il consiglio di Elrond che chi è fuori dai giochi di fatto non può combattere questa battaglia. Bisogna tenerci e per questo bisogna contare su altre persone. Durante il consiglio, Aragorn se ne sta in un angolo. Non partecipa in prima persona, non mette se stesso, ha un ruolo subalterno. Mostra la spada spezzata di Isildur, ma non prende parte alle decisioni. Accetta quello che decidono gli altri e alla fine mette la sua spada a servizio di un omettino piccolo così, Frodo. E quanto a Frodo, è interessantissimo notare come decida di farsi carico del fardello. La scena in cui Frodo si offre di prendere l'anello gioca su un sottilissimo non detto. Tolkien non dice che Frodo sente dentro di sé lo slancio altruistico di prendere l'anello per fare il bene. Tolkien non dice che Frodo fa il Gesù Cristo della situazione, che prende la croce e parte sul Golgota. Tolkien dice solo che Frodo supera la voce dentro di lui che lo invita alla quiete, offrendosi di prendere l'anello con grande sforzo.
stupito di sentir le sue parole come se un'altra volontà usasse la sua misera voce. «Prenderò io l'anello», disse, «anche se non so la via». Si tratta di uno slancio di altruismo, di uno slancio di sacrificio, attraverso cui il piccolo Hobbit decide di farsi carico trasformandosi in uno strumento della provvidenza? Oppure Frodo è già sotto l'influenza e l'influsso dell'anello, che in qualche modo ha una volontà propria e gli ordina di prenderlo per portarlo a Mordor dal suo padrone? Non è un'interpretazione così aliena. Infatti, per chi ha visto il film di Peter Jackson, l'interpretazione che Jackson dà di questa scena è proprio questa. Frodo guarda l'anello, l'anello ha una voce propria che lo chiama e Frodo si alza e prende l'anello. Probabilmente Frodo si è già arreso al volere dell'anello. Però questo Tolkien non lo dice. Utilizza, attraverso questo espediente letterario del non detto, questa ambiguità di fondo. Sta a noi forzare il testo in uno o nell'altro senso, proprio come ha fatto Peter Jackson nel film. Alla fine si crea questa compagnia, la famosissima Compagnia dell'Anello, di 9 elementi che risponderanno ai 9 servi dell'Oscuro Signore, 9 Nazgûl e 9 membri della Compagnia dell'Anello, che dovranno partire per ributtare l'anello nelle voragini del Monte Fato, cosa che Sauron non avrebbe mai e poi mai ammesso. E quindi vi do appuntamento per il prossimo video in cui cominceremo il vero e proprio viaggio della Compagnia dell'Anello.